Dunque, il rinnovo c'è stato 3 settimane fa, è stato eletto il nuovo direttivo dei giovani imprenditori di Confcommercio La Spezia. Tra l'altro c'è stato un rinnovamento quasi totale perché a parte un paio di persone che sono rimaste, diciamo, legate tra l'altro storici a Confcommercio e al gruppo dei giovani, sono entrati nuove persone, nuovi nominativi, persone ovviamente tutte motivate per sfruttare, diciamo, tutte le iniziative che nel corso poi del mio mandato e quindi dei prossimi 4 anni abbiamo intenzione di mandare avanti. Come prima cosa avete organizzato il convegno prossimo? Il convegno sì, si terrà il 26 giugno presso Villa Marigola Lerici ed è un convegno che parla di un argomento sicuramente di grande attualità, che è il ricambio generazionale. Soprattutto riferito non soltanto, diciamo, all'imprenditoria, ma anche al pubblico come al privato, perché è un problema comune che si sta sicuramente evolvendo in questo periodo. Ci sono tantissime cose da dire, nel convegno abbiamo intenzione di parlare del problema, non tanto portando solo esclusivamente dati o statistiche, ma abbiamo invitato degli ospiti che sono tutti giovani personaggi della politica, della cultura, della magistratura e anche ovviamente dell'imprenditoria, proprio perché possano parlare della loro esperienza, raccontare quindi le difficoltà che hanno avuto appena usciti dall'università, nel mondo del lavoro, il problema legato ai giovani che non sempre gli vengono offerte delle opportunità particolarmente vantaggiose e quindi tutte le difficoltà che un giovane di talento appena uscito dall'università, ma anche comunque una persona che si affaccia a un mondo lavorativo, le difficoltà che trova e gli ostacoli soprattutto che trova. Molto spesso non viene data l'importanza che merita al proprio talento. I giovani non hanno quindi la possibilità di esprimersi, a dimostrazione di questo sono i dati che abbiamo ufficiali, che praticamente nel 2008 dava addirittura un 8% dei ragazzi giovani laureati che andavano a lavorare all'estero. Un dato enorme considerando che la media degli altri paesi europei, quelli più vicini a noi economicamente, tipo la Francia, la Germania, l'Inghilterra, ma gli Stati Uniti stessi, hanno medie molto molto basse, intorno all'1%. Per cui è un dato significativo, molto importante da non sottovalutare. Un qualcosa che non funziona c'è sicuramente. Se un giovane non riesce a trovare opportunità all'interno della ricerca, dell'innovazione, evidentemente c'è un qualcosa di sbagliato che non sta funzionando a dovere. In più,